Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Pino e Fabiana Solinas di Siniscola, sedicesima giornata di andata del campionato di Serie D, girone G in campo, Budoni e Latina per la sedicesima giornata del campionato di Serie D. Parrucciu per Pappini, lassù, lascia scorrere per Viglia, il pallone di ritorno quindi allarga sulla sinistra per Mannu, chiama l'azione ma Raimo, il pallone al centro di Raimo, direttamente tra le braccia di Alonzi. Battuta lunga verso Cardella, deve difendere il pallone, Cardella riesce a metterlo al centro per Cunzi, la conclusione al volo, non era facile indirizzare questo pallone verso lo specchio. Parte l'angolo dalla sinistra, pallone al centro, il colpo di testa di Varrucciu che sollecita i riflessi di Alonzi, ma consente la ripresa del gioco, la conclusione di Murgia e pallone in calcio d'angolo, Alonzi per evitare problemi ha sollevato la sfera oltre alla traversa. Il mancino di Raimo che si incarica della battuta, parte il cross di Raimo, attenzione alla trattenuta in mezzo all'aria, parte Murgia, grappolo di uomini, qualcuno rimane a terra, attenzione perché Alonzi ha rischiato di essere sorpreso dalla conclusione di Murgia. Vediamo se Raimo tenterà direttamente la battuta verso il centro, così è, attenzione a Viglia e il gol del Budoni. Il Budoni passa in vantaggio con Maurizio Viglia che si libera della marcatura e sotto misura batte Alonzi. Se ne carica Beiuti della punizione, il tocco per Cardella, il sinistro, qualche rimpallo, la palla arriva a Corsetti, quindi Cunzi. Palla in rete, ma è arrivata la segnalazione di fuorigioco. Voleva offrire un'alternativa a Mancina alla battuta, va Beiuti, pallone dall'altra parte del Duca, lo rimette al centro e poi la conclusione di Sanna è completamente sbilenca, palla che rimane lì e poi c'è il gol di Cunzi, ma il primo assistente, il signor Fiorese, segnala una posizione di fuorigioco sull'invito di Sanna e Sanna a incaricarsi della battuta, palla messa al centro, non ci arriva Cardella, ci arriva Corsetti, attenzione adesso a questo pallone messo dentro in maniera un po' incauta dalla difesa del Budoni, ma parte Esposito direttamente verso la porta e qua c'è un rischio per il Budoni con la deviazione di Raimo anticipato da Varrucciu, ma alimenta l'azione Garuffi, quindi Cunzi riesce a tirare in porta e la grande risposta di Drissi, diagonale velenoso di Cunzi, finta Fattati, va Esposito nella zona di Ducca, non riesce a mettere il pallone al centro, ma è ancora il Latina in avanti con il numero 19 Teraschi che viene messo giù e ci sarà calcio di rigore in favore del Latina. La rincorsa del numero 9, parte Cunzi, il cucchiaio e il gol, tocca a Idrissi, ma non riesce a impedire che il pallone finisca in rete per il pareggio del Latina. Attenzione adesso a Gaeta. Gaeta la mette al centro per Cunzi che finisce a terra, quindi Corsetti, ancora Cunzi e c'è il gol del Latina che realizza in pochi minuti il gol del vantaggio. Stavolta è regolare la posizione di Cunzi sull'invito di Corsetti. Lancia Bonu, Bonu inseguito da Corsetti riesce a guadagnare l'area di rigore, Bonu il suo diagonale, la palla finisce sul fondo. In qualche modo esce con Corsetti che porta a palla, riesce a servire Teraschi, Teraschi per Corsetti, il pallone di ritorno, Corsetti davanti al portiere, il sinistro di Corsetti e il 3-1 del Latina. Ha fatto tutto il numero 10 recuperando palla al limite dell'area di rigore, portandola avanti per almeno 50 metri. Palla per Moro e arriva il triplice fischio del signor Migliorini. Il Latina espugna il campo del Budoni vincendo per 3-1.